affrontiamo una squadra che sta in salute, che sta bene, viene da un risultato importante, quindi sarà difficile, sarà uno scontro diretto e quindi dobbiamo sfruttare al massimo le occasioni che avremo. Però ripeto, non sarà facile e non dobbiamo sottovalutare assolutamente l'avversario. Un passaggio fondamentale magari anche per ritrovare una vittoria al Conero che manca da un po' di tempo. Sì, manca da troppo forse, però abbiamo dimostrato di fare ottime prestazioni anche in casa e affrontiamo sempre squadre che si chiudono molto in casa nostra, quindi non è mai facile trovare spazi. Dovremmo essere bravi a sfruttare la minima occasione anche da palle native per cercare di portare a casa la partita. Dopo la squalifica di settimana scorsa sarà il tuo rientro lì in mezzo al campo, con Diceglie si presume. Ti senti importante davvero per questa squadra? Lascio sempre giudicare gli altri dall'esterno, io penso a lavorare, fa piacere avere questa fiducia che comunque il mister mi ha dato fin dall'inizio. Io non so se giocherò perché finché il mister non darà la formazione non sottovaluto nulla, quindi sono contento, il mio miglioramento personale ma anche per la squadra. Se dovessi fare un confronto con la prima divisione dello scorso anno, che campionato è questo e dove può arrivare questa Ancona? Ma allora, io ho disputato il girone B l'anno scorso in prima divisione e abbiamo affrontato comunque realtà difficili in campi, in stadi veri, a Salerno, a Lecce, quindi secondo me forse qua è un po' più tecnico questo girone, là era un girone dove si facevano sentire molto i tifosi. L'Ancona secondo me può far bene, sempre se giocheremo con umiltà e riusciremo a trovare sempre questa compattezza, equilibrio e non sottovalutando mai l'avversario.